In questo podcast affrontiamo il problema di come si scrive il risultato di una misurazione, che è un problema molto comune in fisica, sia per allievi del biennio sia per allievi del triennio. Sicuramente non è un grosso problema riuscire a scrivere correttamente il risultato di una misurazione diretta. Infatti, in questo caso, conoscere la sensibilità dello strumento ci permette immediatamente di scrivere il risultato della misura. Consideriamo ad esempio questa misura di lunghezza, effettuata con uno strumento di sensibilità 1 millimetro. L'incertezza assoluta è dunque la sensibilità dello strumento, mentre il valore della misura, che va sempre scritto con la virgola anziché col puntino, va scritto fin dove lo permette la sensibilità dello strumento. Dunque, se lo strumento mi permette di apprezzare il millimetro, la misura va scritta aggiungendo eventualmente degli zeri, fino a raggiungere il millimetro anche nella scrittura della misura. Dunque, la regola generale è questa. Il numero che rappresenta la misura va interrotto quando si raggiunge la cifra su cui cade l'incertezza. Il problema però si pone in maniera più complessa quando abbiamo a che fare con misurazioni indirette, cioè misurazioni che permettono di ottenere il risultato, la misura, mediante calcoli. Infatti, in questi casi, sia la misura sia l'incertezza derivano da calcoli e vengono forniti dalle calcolatrici con un numero maggiore di cifre significative. Vedremo ora alcuni esempi di risultati di misurazioni. Alcuni sono scritti correttamente, altri no, e nel correggerli cercheremo di enunciare i principi che ci permettono di eseguire una corretta scrittura delle misure. Cominciamo con questa prima misura. Intanto, ancora una volta, notiamo, ed è importante, che nel sistema internazionale il segno di separazione fra le unità e i decimali è la virgola e non il punto. Notiamo però come è scritta l'incertezza. L'incertezza è scritta con due cifre che seguono gli zeri iniziali. Come possiamo interpretarla? Questa misura è stata ottenuta con un'incertezza 0 sui metri, con un'incertezza 0 sui decimetri, con un'incertezza di circa 7 sui centimetri. A questo punto è chiaro che non ha molto senso dire che anche i millimetri sono sbagliati. È ovvio, se sbaglio di 7 sui centimetri, sbaglierò sicuramente almeno di 6 sui millimetri. Quindi, nel momento in cui trovo la prima cifra diversa da 0 dopo gli zeri iniziali, devo arrotondare l'incertezza. È lì che cade l'incertezza. Siccome la cifra che scarto è un 6, l'arrotondamento che farò sarà per eccesso e quindi scriverò come incertezza 0,08. Detto in termini più sofisticati, l'incertezza assoluta o errore assoluto deve essere scritto sempre con una sola cifra significativa. Vediamo ora se la misura è scritta correttamente. L'incertezza cade sui centimetri. Anche nella misura l'ultima cifra rappresenta i centimetri, quindi l'8 centimetri di incertezza cade sul 6 centimetri, che è la cifra finale della misura. Dunque va bene così, è scritta bene adesso. Vediamo un altro esempio. 32,3 più o meno 0,9. Questa volta l'incertezza ha soltanto una cifra diversa da 0 dopo gli zeri iniziali. Quindi sembra corretta. Anche il valore del volume è scritto correttamente perché si ferma alla prima cifra dopo la virgola, esattamente dove cade l'incertezza. Ma questa misura è scritta in modo sbagliato, perché nessuna misura può essere scritta senza l'indicazione dell'unità di misura. Dunque bisogna aggiungere un'unità di misura coerente. Trattandosi di volume, potremmo aggiungere ad esempio i centimetri cubi. Un nuovo esempio. Questa volta c'è da lavorare.
Partiamo dall'incertezza. Scorro un numero da sinistra a destra. Cerco la prima cifra diversa da 0. Eccola, è il 9. Qui devo arrotondare la misura nel punto in cui c'è questa barra di separazione. Siccome la cifra scartata è un 8, devo far salire di 1, fare un riporto di 1 sulla cifra che rimane. E quindi scartando un 8 devo arrotondare il 9 a 10. Verrà dunque 0,10. Però 0,10 è un modo molto strano di scrivere un'incertezza. Leggendolo ci dice che c'è un errore 0 sui chilogrammi, 1 sugli ettogrammi e di nuovo 0 sui decagrammi. Non ha senso. L'incertezza va scritta con una sola cifra diversa da 0 dopo gli 0 iniziali. Ecco allora che devo scriverla correttamente così. L'errore cade dunque sulla prima decimale, devo fermare la misura alla prima decimale, scartando un 7 e un 4. In questo caso nuovamente un arrotondamento per eccesso. Quindi correttamente la misura si scrive 8,9 più o meno 0,1 kg. Altro esempio. Questa volta l'incertezza cade sulle unità. Devo arrotondare la misura a questo punto e quindi devo arrotondare per difetto, visto che la prima cifra scartata è un 1. Mi resta soltanto 3. Siccome l'incertezza cade sulle unità, devo fermare la misura anche sulle unità, sul 7. E allora, nuovamente per difetto, avrò la scrittura 827 più o meno 3. Vediamo ancora un esempio o due per chiarire. Questa misura è scritta correttamente. Infatti l'incertezza ha una sola cifra diversa da 0 dopo gli 0 iniziali. E il valore dell'incertezza che cade nella terza posizione dopo la virgola corrisponde alla posizione a cui si ferma la scrittura della misura. Quindi sulla terza cifra decimale cade l'errore e la misura lì si ferma. Quindi questa è corretta. Un altro esempio. L'incertezza questa volta è scritta correttamente. C'è una sola cifra diversa da 0 dopo gli 0 iniziali, cioè una sola cifra significativa. Ma la misura non è scritta bene, perché la misura deve fermarsi nel luogo sulla cifra su cui cade l'errore. L'errore arriva sulla seconda decimale, anche la misura deve fermarsi alla seconda decimale. Non essendoci alcun valore, noi aggiungiamo uno zero. E così la misura è scritta correttamente. Ulteriore esempio, ancora una volta il segno di punto che va sostituito con la virgola, la mancanza dell'unità di misura e poi i nuovi arrotondamenti. 0,068. Da arrotondare in questo punto, si arrotonda per eccesso, diventa 0,07. L'incertezza è sulla seconda decimale, la misura si ferma alla seconda decimale. Completo e a posto. Questa misura è scritta correttamente. L'incertezza è una cifra significativa, la prima decimale, la misura si ferma alla prima decimale, c'è l'unità di misura, tutti i simboli sono corretti. Un'altra misura da correggere, 0,056. Devo arrotondare il numero che rappresenta l'incertezza fra il 5 e il 6. Eccesso, 0,6. La misura si ferma alla prima decimale, cioè qui. Arrotondo per eccesso, quindi devo incrementare il 9 di 1, cancellando il 7 e il 5, ma se incremento il 9 di 1, la misura diventa con il riporto 9,0 più o meno 0,6. Insomma, riassumendo, quali regole dobbiamo seguire per arrotondare correttamente una misura? Prima regola. Bisogna arrotondare per prima cosa l'incertezza e l'incertezza va arrotondata in questo modo. Si scorre il numero da sinistra a destra.
alla ricerca della prima cifra diversa da 0. Quella cifra va mantenuta e le rimanenti arrotondate per eccesso o per difetto. Seconda regola, adesso bisogna arrotondare la misura. La misura va scritta fino alla cifra su cui cade l'errore assoluto, ovvero l'incertezza assoluta. Con queste due regole possiamo arrotondare quasi tutte le misure con cui verremo a contatto. Esistono dei casi in cui queste due regole ci pongono comunque in difficoltà. In questi casi di solito si deve ricorrere alla notazione scientifica, ma non esaminiamo un caso del genere, proprio perché questo è un podcast introduttivo su questo argomento. Sicuramente in classe si potrà andare più a fondo per capire quali casi particolari si possono presentare.